Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare, voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kudash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS, che mi hanno insegnato questa verità che è la pura verità. Pace agli eletti della casa di Yashar Allah che si stanno affaticando e rischiando la propria vita per spingere questa verità in questi ultimi giorni. Shalom. Io sono il fratello Yaraya Yashar Allah del campo di GMS Italia e volevo commentare sulla faccenda, sulla notizia di quello che è successo ieri, visto che a Napoli, che è una città che sappiamo è una città che contiene un gran numero dei figli di Israele, ok, come le altre città del sud e anche altre tante città del nord, ok, è molto popolato dai figli di Israele, che sono i così chiamati negri, latini e nativi americani. Questi sono i veri figli di Israele, ok. E c'è questa cosa che fanno, che si scioglie il sangue di San Gennaro, questo santo. Infatti, prima di iniziare vorrei leggere l'articolo. Questo è l'articolo di ieri, 19 settembre 2021. Napoli si ripete il miracolo, il sangue di San Gennaro si è sciolto. Ok, nel giorno della festa del patrono della città, Partenopea, si rinnova il prodigio, un evento letto come buon auspicio per i napolitani e per tutta la campagna, in Duomo presenti 450 fedeli. E come vedete, fanno questo rito, hanno il sangue di questo così chiamato santo, che non è santo, che okay, i veri santi, ve l'ho già spiegato, ho fatto un video riguardo chi sono i veri santi. Per chi è interessato, lascerò un link sotto questo video qui. Vedete, hanno conservato il sangue di questo uomo e ogni anno, anzi tre volte all'anno, da quello che ho capito, vanno ad adorare questa roba qui, fanno dei riti satanici. Ok, leggiamo un po'. Si è ripetuto a Napoli il prodigio del miracolo di San Gennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10 in Duomo. Il sangue si è sciolto, ha annunciato ai fedeli arcivescovi di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia. L'annuncio è stato accolto come di consueto dell'applauso dei fedeli a causa della norma. Sono stati ammessi 450 fedeli, mentre 200 sul sagrato. Avete visto? Questo è un miracolo per loro, perché un sangue che hanno conservato per non so quanti anni si diventa liquido dopo essere secco. E questi sono riti satanici davanti ai vostri occhi. Non c'è in nessuna parte della Bibbia che è scritto di fare questa cosa qui. Andiamo a vedere un video di quello che hanno fatto qualche anno fa, e era presente anche il Papa, no? Vedete? E volevo andare ancora molto più profondo in questa cosa qui, ma lo lascerò così. Ho già fatto lezioni riguardo proprio la falsità del Vaticano, ok, e dei cristiani in generale. Questo bicchiere, questa roba qui è fatta a forma dell'occhio di Horus, ok, dunque non vado a toccare a profondo. E guardate la statua d'oro di San, di così chiamato San Gennaro. Non c'è nessuna parte nella Bibbia che è scritto di fare queste cose qui.
baciare il sangue di un uomo. Guardate un altro po'. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio. Loro leggono, ma non leggono dalla Bibbia, ok? Leggono le parole loro. Spirito Santo. Come vedete, questo è un abominio. Loro stanno venerando degli uomini, ok? Conservando il sangue, facendo riti satanici. Cosa c'è stato detto? Nemmeno gli angeli vanno venerati, ok? Nemmeno gli angeli vanno venerati. Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 19. Cioè, nemmeno gli angeli vengono venerati, pensate poi agli uomini, ok? Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 19, inizio da versetto 9, che dice: e l'angelo mi disse, questo è Giovanni, ok? Quando era sull'isola di Patmos, che okay? Aveva questa visione dall'angelo, e l'angelo lo parlava, e l'angelo mi disse: scrivi, beato quelli che sono invitati alla cena della nozze dell'agnello, che è Yahweh Shai. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Yahweh. Io, poi guardate qui, versetto 10, io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati da farlo, da non farlo. Ok, se guardiamo un'altra versione, vediamo. Update. Vediamo se versetto 10, vediamo cosa dice qui. Allora mi inginocchiai davanti all'angelo per adorarlo, ma egli mi disse: che fai? Io sono un servitore come te e come i tuoi fratelli che rimangono fedeli alla testimonianza portata da Yahweh Shai. Ok? È Yahweh che devi adorare. Ok? Infatti, questa testimonianza di Yahweh Shai è la forza della nostra predicazione. Perciò noi siamo stati chiesti di adorare il Padre e il Figlio, ok? Non uomini che la Chiesa nominano come santi, ok? Non uomini che hanno combattuto per il bene che hanno combattuto a causa, okay, del Vaticano, sono stati promossi e diventano santi. Chiunque può diventare santo là, basta fare quello che vogliono, basta aiutarli a compiere dei maligni che vogliono, ok? Dunque, questo popolo è un popolo cieco. Intendo il popolo di figli di Israele, i napoletani, perché sono profondi. Questa pubblicità, scusatemi. Ok, infatti sono facilmente ingannati, ok? Sono facilmente ingannati, soprattutto i veri figli di Israele. Questo è il libro di Geremia. Libro di Geremia, questo è il libro di Geremia, capitolo 16, versetto 19. Che dice: Yahweh, mia fortezza. E mio rifugio nel giorno dell'avversità, a te verranno le nazioni dalle estremità della terra
E queste nazioni sono i veri figli di Israele che sono sparsi in queste nazioni e diranno: i nostri padri non hanno ereditato che menzogne, vanità e cose che non giova, che non giovano a nulla. Andiamo a vedere un'altra versione, perché quello che vuole dire è che i nostri padri hanno ereditato menzogne, ok, e cose che non servono a nulla. 19 e dice: O Signore Yahweh Hashem, Yahushai, mia forza e mia fortezza e mio rifugio nel giorno della distretta. La gente, il giorno della distretta sono i giorni cattivi che stanno per arrivare. La gente poi cominceranno a capire che queste cose che sono state guidate dai loro così chiamati leader sono menzogne, ok? La gente verranno a te dalle estremità della terra e diranno: veramente i padri nostri hanno posseduto falsità, vanità e cose nelle quali non era alcun giovamento, ok? Farebbesi l'uomo degli idoli, i quali però non sono di... Infatti, cioè, questo popolo è un popolo che non capisce proprio. È un popolo che non capisce. Non leggono le scritture, non ricercano la verità. Qualunque cosa gli venga detto, prendono e credono, ok? Sono figli facilmente sviati, ok? Non, come dice il libro di... Come dice il libro di Isaia, capitolo 1, 3, che tiro sempre fuori, che dice: il bue conosce il suo possessore e l'asino la mangiatoia del suo padrone, ma Israele non ha conoscimento, il mio popolo non ha intelletto, ok? I figli di Israele non hanno intelletto, vanno dietro qualunque cosa, qualunque cosa gli venga detto, vanno dietro, non capiscono, ok? E andiamo a leggere, ok, dice: il miracolo avviene tre volte all'anno, ok, il 19 settembre, nel giorno in cui si celebra proprio la festa di San Gennaro, il sabato che procede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre, ok, è un rito che fanno tre volte, ok, all'anno. E come vedete, ringraziamo il Signore per questo dono, per questo segno così importante per la nostra comunità. Qual è il Signore che ringrazia, no? Non sappiamo, ma noi che abbiamo la verità sappiamo che è Satana, ok? E vedete, ha detto Monsignor Domenico Battaglia, rivolgendosi ai fedeli in Duomo: è bello ritrovarsi attorno a questo altare per celebrare l'Eucarestia. L'Eucarestia, che questa roba non è neanche nella Bibbia, ok? Andiamo a vedere che cosa significa, perché è importante cercare il significato. Significato. Dice: uno dei sacramenti della Chiesa in cui sotto le specie del pane e vino si contengono il corpo, sangue, anima e divinità di Gesù. Di qui questa roba qui non ha nulla a che fare. Quando Yahweh Shai ha spezzato il pane, ok, e vino con i suoi discepoli, non ha nulla a che fare con questa roba di Eucaristia che stanno parlando, ok? Lo ha fatto facendoli vedere che il suo corpo, ok, e il suo sangue, che è il sangue del sacrificio, il suo corpo è la parola, ok? Dice che l'uomo non deve vivere solamente dal pane, ma da ogni cosa che vengono fuori dalla bocca del Signore. Ok, queste cose sono rappresentazioni che non possono capire perché lo spirito non gli è mai stato dato, ok?
che il corpo rappresenta le parole, la verità, e il sangue rappresenta il sacrificio che ci ha perdonato, ok? Dobbiamo berne e mangiarle di questo, della verità, ok? Mamma mia. Coloro che sono destinati a svegliarsi da queste menzogne si sveglieranno, ok? Perché il Padre ha chiamato molti, ma pochi sono gli eletti, ok? E dice, è bello di trovarsi attorno a questo altare per celebrare l'Eucaristia della vita, ok? Non dice neanche di Gesù o chissà cosa, che sappiamo che il nome Gesù è falso, il suo vero nome è Yahweh Shai. Ha aggiunto per chiedere l'intercessione di San Gennaro, perché possiamo sempre di più innamorarci della vita e del Vangelo, ok? Per chiedere l'intercessione di San Gennaro, ok? Sembra che hanno fatto un rito a questo San Gennaro qui. La sua intercessione, intanto andiamo a vedere il significato della parola intercessione, se non sbaglio. Yahweh Shai, figlio del Padre, dovrebbe essere colui che deve avere significato. Dovrebbe essere lui a prendere quella posizione. Oh, vedete, opera di mediazione svolta da terzi in rapporto da umili a potenti, ok? Questo è la persona attraverso chi che fa la meditazione tra tre parti, ok? Per esempio, noi poveri, per arrivare ai poteri, ok? Non possiamo andare direttamente, ci sono dei posti dove dobbiamo andare a fare le nostre, a dire tutti i nostri problemi, e loro portano questi problemi ai grandi. Ma colui che deve essere in quella posizione è il figlio del Padre, nessun uomo. Questo è abominazione e blasfemo, ok? E ora vi faccio vedere, perché è scritto qui nel libro di Timoteo, nel libro di Secondo Timoteo, se non sbaglio, no, Primo Timoteo. Perché, vedete, la gente non capisce, è facilmente sviato, è facilmente portato dietro a questi abomini qui. Primo Timoteo capitolo 2, e versetto 5, che dice: perciò che vi è solo un Dio e il suo nome è Yahweh, ed anche un solo mediatore di Dio. Ok, vedete, mediatore, questa parola è intercambiabile con intercessore, come abbiamo letto prima, di Yahweh e degli uomini, ok? E lui è il mediatore tra gli uomini e Dio. Il suo nome è Yahweh Shai, perché questo nome è un nome di rinascimento che sappiamo che non è un nome greco, è un nome ebraico. Che questo nome è stato cambiato. Ho fatto anche una lezione riguardo il vero nome di Dio, ok? Perciò qui basta che la gente vadano a leggere le scritture e vedranno che queste cose che stanno facendo sono degli abomini, sono dei blasfemi, ok? E dice, per chiedere l'intercessione di San Gennaro, perché mamma mia, perché possiamo sempre di più innamorarci della vita e del Vangelo. Non chiedono neanche per il regno, ok? Non chiedono il regno che porta alla vita eterna. Non chiedono altro, ok? E, mamma mia, questo è un abominio, una roba molto satanica. Andiamo a vedere ancora qui dal libro di... scusatemi, leggiamo dal libro di Giovanni, libro di Giovanni capitolo 4 e versetto 22.
Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che noi conosciamo perché la salute è dalla parte dei giudei. Ok? Dunque, il punto, quando vedete questo punto, è aggiunge due frasi. Ok? Questa è una frase indipendente. Ok? Per la mancanza di parole. Dice, voi adorate ciò che non conoscete, ok? Ed è quello che sta succedendo a questi napoletani qui. Li fanno adorare ciò che non conoscono, ok? Non, mamma mia, non discernono, non hanno lo spirito per capire queste cose qui. Questo è il libro di Matteo, capitolo 15. Versetto 14 e dice: lasciateli, sono guide ciechi di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, amen, due cadranno nella fossa. Sono guide ciechi questi santi, questi così chiamati vescovi santi. Questi sono delle guide dei ciechi, ok? E anche il popolo che li stanno seguendo sono ciechi. E che fine faranno? Cadranno tutti nella fossa insieme. Ok? Per chiudere, voglio leggervi il libro di Romani, capitolo 1, versetto 25, che dice: essi che hanno mutato la verità di Yahweh in menzogna ed hanno adorata e servita la creatura, lasciato il creatore che è benedetto in eterno. Avete visto? Andiamo a prendere un'altra versione. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Ed è quello che hanno fatto. Loro da tempo in tempo adorano la creatura e questi segno. Scusatemi, voglio mutare questo. Segno che San Gennaro vuol bene, venne al Papa, che è napoletano loro, come noi. Il loro sangue hanno, è metà hanno, sciolto già. Hanno servito il creato, ok? E non il creatore. Guardate che cosa stanno alzando. Guardate quanti. Infatti, qui molti di loro saranno dei figli di Esaù, della stirpe malvagia, gli Edomiti. Guardate cosa hanno in mano, ok? Sembra la corona che si trova sopra la testa della Madonna, ok? Il calice di blasfemo. Il sangue. Guardate cosa fanno. Questi sono delle guide cieche, ok? E svieranno il popolo. Che cosa c'entra baciare il sangue di un uomo morto per anni? Che cosa c'entra tutte queste statue qui? Se la gente non apre gli occhi prima che sia troppo tardi, verranno distrutti, perché il padre torna con il furore. Yahweh Shai, suo figlio, segno, il nostro salvatore, sta tornando. Segno, e coloro che non hanno che San Gennaro, non hanno il timore suo, bene, e seguono questi Papa, pagliacci che è napoletano, okay, verranno come noi, tutti distrutti. Il sangue è metà detto sciolto, questo già. Spero che questa lezione sta edificando. Voglio dare tutti i lodi dovuti al padre Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Urkakutash, mi doppio onori agli apostoli e anziani della Great Newstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Ala che si affaticano e rischiano la propria vita per il vescovo ha detto che per spargere questa verità. Alla prossima, Shalom. Si vede che il santo